Sappiamo che sei sveglio. Non ho mai detto di non esserlo. Bene. Perché dobbiamo dirti alcune cose. E non devi aprire gli occhi ora. Ma li aprirai presto. Perché ti costringeremo a guardare che cosa succede. E non si tratta di chi hai ucciso. Anche noi abbiamo ucciso delle persone. No, si tratta di quello che ci hai fatto. Che hai fatto a così tanta gente. Come hai costretto le persone a vivere per te, come le hai calpestate. Ho salvato le persone. Michonne? Deve saperlo. Qui non si discute. Possiamo aprire i suoi punti per un po', solo per ricordarglielo. Carl immaginava qualcosa di meglio. Tutti noi che lavoriamo insieme per qualcosa di più grande di noi. E anche tu avrai un lavoro. Sì, potrai farne parte. Sarai un esempio di quello che sarà. Non ti uccideremo. Non ti faremo del male. Tu marcirai in una cella. Per il resto della tua vita. Giorno dopo giorno. Sarai una prova del fatto che stiamo creando una civiltà. Qualcosa come quello che avevamo. Qualcosa che avremo di nuovo. E tu potrai guardare mentre accade. E potrai vedere quanto ti sbagliavi. Su come le persone possono essere. Su come la vita può essere. Averti in vita mostrerà alle persone che le cose sono cambiate. Che lasciandoti respirare si ha un'altra via, una via migliore. Ecco quale sarà il tuo ruolo. Così, dopo tutto questo, forse servirai a qualcosa. Grazie. Grazie. Lo capisco. Adesso lo so. Mi hai dato così tanto. Dopo avermi dato così tanto. Posso vedere. Caro Carl, io ricordo. Avevo dimenticato chi fossi. Tu mi hai fatto ricordare. Ricordo quella sensazione mentre camminavo con te quel giorno. Come se finalmente sapessi chi ero per la prima volta nella mia vita. Il fatto è che camminavamo fianco a fianco, ma tu mi portavi da qualche parte. Mi portavi qui. Portavi tutti noi verso il nuovo mondo. Carl, tu mi hai mostrato il nuovo mondo. Tu l'hai reso reale. Lo vedo. Io ricordo. Papà.